quasi. Mica ci voglio venire qui là sopra. Ma mica ci dobbiamo andare, mica quella è la nostra meta, la nostra meta sta girando. Ancora più alto. Forse pure più alto. Camminatore come galoppa. Cima del Cafornia, sulla destra abbiamo il punto più alto del Delino, 2476 secondo l'Istituto Geografico Militare. Poi sulla destra ancora l'altra punta che si vede è la Sevice, abbiamo la Val di Teve. Poi girando ancora sulla destra, sullo sfondo ci sono i Monti Riadini, poi c'è il Morrone Laziale, poi c'è tutta la cresta qui della,
del costone e quella è la punta del costone occidentale. Poi in fondo sempre le montagne intorno a Rieti, con il Terminillo, che si deve solo immaginare perché ormai la foschia, le nuvole si sono scese. Proseguendo ancora sulla destra, abbiamo in prima battuta, qui c'è il Monte Puzzillo. Monte Puzzillo. Sullo sfondo c'è il San Franco. Poi girando sulla destra ancora abbiamo il Monte Corvo, il Corvo. Poi si vede la cima del Pizzo di Intermesoli e il Cefalone. Poi il Gran Sasso, a sinistra c'è il Corno Piccolo, a destra il Corno Grande. Poi si va ancora sulla destra verso il Monte Prena e il Monte Camicia. Questo che è più vicino a noi è l'Orsello e dietro c'è il Monte Ocre. Poi girando ancora, quegli altri monti lì non ricordo il nome, poi si vede sotto quelle nuvole c'è la Maiella, proprio sullo sfondo. A mezza distanza invece c'è il Silente. Poi qui vediamo le cime, vediamo la cima di Giorgio, poi vediamo la cima Trieste e cima Trento. E poi qui in fondo, sullo sfondo di qua, ci sono i monti del Parco Nazionale. E poi ritorniamo al Cafornia, da dove siamo partiti. Ah, in mezzo qui c'è il valico del Biccaro, Colle dell'Orso e Biccaro, e da qui si va verso il Cafornia con sentieri abbastanza agevoli. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Io sono stato più molto leggero. Ma questo non dà di un cazzo, non rompi i coglioni proprio. Per favore. Qui c'è il velino.
qua c'è il Colle dell'Orso e qua c'è il Rifugio Sebastiano. Ecco. Noi siamo venuti da qua, Capo Persa, e abbiamo fatto tutta questa strada nella Valle Cerchiata, Rifugio Sebastiani, e poi siamo saliti al Costone, che è questa punta lì. E qua, proseguendo la Vena Stellante, che non abbiamo fatto, che era circa 1,5 km, avremmo avuto la visione del Lago della Duchessa, che era qua. Vediamo un po' qua, chi c'è qua dentro? Il ritorno dal Costone, il Lungaggiotti Frizzolari. Ah, guarda qui, ha rifornimenti che stanno. Due, tre, quattro, cinque. Veramente, tenuto bene. Mica c'è un altro gestore, è famoso, ha scritto addirittura un piccolo libro di ricette che lui poi fa durante l'estate.